Bentornati. Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Oggi parleremo di un film veramente fantastico. Uno dei film più, a mio avviso, più belli del grandissimo scrittore Stephen King. Un titolo molto intenso, soprattutto per la sua componente psicologica. E quindi ho deciso di parlarvi di questo perché so che è un titolo che regalerà a tutti quanti forti emozioni. Però, questa volta, non sarò solo. Con me, un grandissimo youtuber, uno di quelli che stimo in maniera elevatissima, ovvero il grandissimo Cam Caminin. Grande ore, esatto, e oggi volevamo parlare con voi di un film che di sicuro fece molto scalpore e fu molto apprezzato dalla critica, con due interpreti di eccezione come James Caan e Kathy Bates, rispettivamente nel ruolo di Paul Sheldon e Annie Wilkes. Bene ragazzi, ora basta prendere in giro il nostro amico Ore di Orrore, ma mi terrò il cappellino in onore di orrore. In onore di orrore, in onore di orrore di orrore, oddio, che... Bando alle ciance, Ore, posso dire di che film si tratta? Certamente, cavolo, procedi pure, alla grande. Il film in questione è Misery non deve morire, meglio conosciuto semplicemente col nome di Misery nel romanzo famosissimo di Stephen King. Misery non deve morire è un film di Rob Reiner del 1990. Insieme a Cam abbiamo deciso di parlarvi di Misery non deve morire proprio perché lo riteniamo un film cult, un titolo di inizi anni 90 che ha veramente dato un input in più al genere horror. Prevalentemente parliamo di un film dall'alto contenuto psicologico e abbiamo deciso appunto di analizzare la pellicola in comparazione appunto con il romanzo di Stephen King, anche perché bisogna ammettere che entrambe le versioni sono ottime. Ovviamente ci sono piccole differenze, però qui ci sono altri punti. E quindi che ci resta di dire? Prima di fare un'analisi tra celluloide e parte cartacea, appunto inizierei a parlare della trama, quindi che dire? Vai Cam! La trama di questo film è tanto semplice quanto coinvolgente. Tratta praticamente di uno scrittore chiamato Paul Sheldon, divenuto famoso grazie a una serie di libri dedicati a una donna chiamata Misery, che decide, una volta stufo di continuare questa serie, di fare in modo che muoia nell'ultimo libro chiamato Il figlio di Misery. Decide quindi di dedicarsi a un altro libro che non c'entra niente con la serie di Misery, che va a scrivere nel Colorado, nella pace, per distaccarsi un po' da quello che è il caos cittadino di New York. Quando torna dal Colorado perché ha finito il suo libro, viene colto allo sprovvisto da una bufera di neve che gli provoca un incidente. Viene, per fortuna, all'inizio si pensa, salvato da una donna chiamata Annie Wilkes. I'm your number one fan. Annie Wilkes, che si viene a sapere poi che è la fan numero uno di questo Paul Sheldon e di Misery, una donna che si imparerà a conoscere man mano sia nel libro che nel film, e che porta a casa sua Paul Sheldon per spacciandosi per un'infermiera per curarlo. Si viene a sapere che effettivamente questa donna poi non è totalmente centrata, è perfettamente capace di intendere e di volere, perché non è stupida, ma anzi è molto furba, però semplicemente è un po' pazza. Poi Sheldon se ne accorge e teme che legga l'ultimo libro dove Misery muore, perché potrebbe effettivamente dare di matto, cosa che effettivamente succederà quando legge Il figlio di Misery. You dirty bird. How could you? La trama quindi circola intorno al fatto che lei, dopo aver scoperto che Misery muore, costringe proprio letteralmente Paul Sheldon a creare un nuovo romanzo dove magicamente riprende il via, facendo resuscitare Misery in qualche modo, e riprende il via tutta la serie che lei ama tanto, perché ripeto è un po' pazza. Durante tutto questo tempo qui Paul Sheldon cerca di rimettersi, lei gli regala una macchina da scrivere dove può scrivere effettivamente il suo romanzo, ma Paul Sheldon inizia un po' a preoccuparsi perché capisce che lei non è proprio centrata con la testa, e più che un aiuto di cura verso nei suoi confronti è diventato
quasi un ostaggio, semplicemente, e quindi deve scoprire e trovare il modo di andarsene da questa casa prima di essere ucciso, prima o poi, da Annie Wilkes. Questo è il riassunto della trama. Spero di non essermi dilungato troppo. Ora dimmi tu, come sono andato? Mazza, che dire, ottimo, alla grandissima proprio. Parlare di Misery per me è sempre emozionante, poiché lo considero uno di quei film che ti entra dentro in maniera dirompente, un film della forte componente emotiva, veramente è grandioso, ti sbalordisce per tantissimi aspetti, prevalentemente quello narrativo. Poi l'ottima regia di Reiner, di Rob Reiner, è veramente la si nota tutta, in tutta la sua bellezza estetica e tutto. Però io ricordo che principalmente ero scioccato da ogni singola sequenza e poi per l'ansia costante che appunto vivevo attimo per attimo. E poi il personaggio principale, appunto, dello scrittore, mi creava quell'empatia incredibile, a quasi suggerirgli io come fare, come muoversi, come scappare, insomma, era interessantissima. Poi venivo dal fatto che mia madre mi raccontò, tra virgolette, un po' il libro quando uscì e in grandi linee mi raccontò un po' della trama. Io invece iniziai tranquillamente a vedere il film senza aver letto prima il libro e rimasi appunto coinvolto, però notai giustamente che alcune cose non erano identiche a quelle del romanzo, però ritengo che sia veramente qualcosa che deve essere visto perché è un film veramente scioccante. Non posso che confermare quello che ci ha detto ora e aggiungo dicendo che ci sono parecchie differenze tra romanzo e film. Fondamentalmente il senso è quello, è stupendo il libro quanto è stupendo il film. Certo è che chi vuole sapere, chi vuole scoprire un po' di più sulla vita di Annie Wilkes, sulla sua trasformazione psicologica nel corso degli anni, da quella che era un'infermiera provetto, diciamo così, al suo mutamento psicologico, di sicuro consiglio il libro, perché il libro sottolinea molto di più questo cambiamento mentale. Ci sono, come accade per la maggior parte delle volte quando un libro ispira a un film, il film per motivi di tempo dice sempre meno cose di un libro. È successo per Shining ed è successo anche per Misery. Misery infatti sottolinea diverse volte quella che è l'aspetto un po' controverso, un po' pazzo di Annie Wilkes, senza citare ovviamente, diciamo così, le cose che di routine che accadono, come magari Annie Wilkes usa una mazza piuttosto di un'ascia, usa magari Paul Sheldon, usa magari una forcina piuttosto di un'altra cosa. Sono piccolezze che alla fine non cambiano il senso della cosa, però diciamo così che il libro ovviamente dice molte più cose. Beh, come dice Cam, giustamente il romanzo contiene molte più informazioni, quindi veramente leggendolo scopriremo molti dettagli inquietanti, veramente sono follia allo stato puro, perché ovviamente vedendo la mutazione mentale, l'ossessione della donna, rimarremo molto molto spazzati. Il bello è che comunque fortunatamente la pellicola riesce veramente a perfezione a cuore questo aspetto, che anche se sono piccolezze in alcuni dettagli, fortunatamente non vanno a sfavore del film, anzi comunque si comporta molto molto bene, soprattutto perché fortuna vuole che ha una progressione veramente perfetta. Oltre che, appunto, se dovessimo parlare appunto dell'aspetto tecnico, prevalentemente tecnico, è realizzato in maniera divina, quindi abbiamo un'ottima fotografia, regia ottimale. E poi ovviamente i due personaggi importanti, che sono due attori di spicco, che ovviamente sono la perfezione. Filled with romance! I'm gonna put on my Liberace records. Io ho letto prima il libro e poi ho guardato il film, tant'è che quando guardavo il film sapevo già più o meno cosa succedeva, quindi diciamo che non l'ho gustato proprio appieno, anche se ho apprezzato molto perché riscoprivo un po' quello che io mi ero immaginato leggendo il libro. Leggendo il libro però, proprio perché viaggi con la fantasia, riesce a farti coinvolgere a livello emotivo, riesce a darti tensione. Ci sono dei momenti in cui c'è lo scrittore Paul Sheldon che esce dalla stanza e è in sedia a rotelle, quindi non può muoversi velocemente, e c'è Annie Wilkes che è andata via dalla casa
e lo trovava fuori dalla stanza nella quale era stato rinchiuso, e lui è lì intrappolato, diciamo così, non può muoversi velocemente, quindi magari lo scopre e ti sale un po' la tensione, che dici tipo, oddio, adesso lo scopre, lo ammazza, fa qualcosa del genere. Queste cose, mentre le raccontavo anche alla mia ragazza, anche lei diceva, dimmi, raccontami, perché era curioso come cosa. Ma senza dilungarmi troppo, tu cosa ne pensi ora di questa cosa? Cioè, cosa ti ha trasmesso emotivamente? Beh, di emozioni moltissime. A livello emotivo, uno dei film che mi ha colpito più di tutti. Io ricordo sin dal momento dell'incidente stradale, appunto, con la macchina, fino a quando viene portato nella stanza, tra virgolette, in questa pseudo-degenza, che poi è tutto tranne che una degenza, più una prigionia. Veramente, da quel punto, ai primi cenni di follia della donna, io rimasi completamente spezzato, bloccato. Veramente, mi sentivo come se ero io il protagonista. Mi sentivo io bloccato nel letto, immobilizzato e ogni volta pronto a essere colpito dalle grinfie di questa matta, di questa veramente donna folle. Veramente ero proprio sommerso dall'ansia. Veramente ero veramente, non so, ero terrorizzato. Terrorizzato veramente, proprio in maniera proprio epica, direi. Che poi, ripeto, è totalmente psicologico, perché a differenza di tanti horror, qui di sangue non è che ne vedremo tanto, anzi, veramente, veramente poco, però è ben dosato, ecco, la parola giusta è che è ben dosato. Ci saranno appunto delle scene importanti, ovviamente, però non ve le dico, perché sennò altrimenti rovinerei il tutto, che sono abbastanza pesanti, però non è tanto il sangue, quanto per quello che noi respireremo durante tutto il corso della storia, che è quello il vero fondamento, l'ossessione. Esatto, Rory, perché in questo film qui vorrei sottolineare che non è che ci siano particolari scene splatter di sangue, dove magari è un horror concentrato più alla, tra virgolette, per fare un esempio videoludico, alla Resident Evil, è un po' più alla Silent Hill, cioè un horror psicologico, un qualcosa che riguarda più l'ossessività del personaggio più che magari l'intento omicida, e questa è una cosa molto molto difficile, se vogliamo, da far creare sia per un film che per un romanzo, perché è facile fare sangue a destra e a sinistra, momenti in cui c'è tensione improvvisa perché magari c'è uno scatto di un mostro piuttosto che un altro. Invece sviluppare un'ossessione psicologica durante la trama di un film è una cosa che non tutti sanno fare, soprattutto coinvolgendoti. Concordo perfettamente ogni virgola di ciò che ha detto Cam, veramente, perché quello che conta è cercare di arrivare al pubblico attraverso la psicologia, ma quella veramente che a volte fa fatica a gestire, veramente. Il titolo ovviamente è disponibile in DVD, anche in Blu-ray, e quindi io mi consiglio ovviamente di acquistarlo, perché è degno di nota, è un punto fermo del cinema horror d'autore, ovviamente. Tu che dici, Cam? Giustamente lo consigli? Vi consiglio comunque sicuramente di vedere questo film e soprattutto di leggere anche il libro, questo ce l'ho, di leggerlo e ve lo divorerete sicuramente, perché è una storia molto molto interessante. Se siete amanti dell'horror, horror psicologico, sicuramente più che dell'horror splatter, ve lo consiglio senza dubbio. Io ringrazio tantissimo Ore di Orrore della sua pazienza che ha dedicato per questa collaborazione, veramente tanto 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 gli ho chiesto di fare questa collaborazione, è sempre stato disponibile, mi ha sempre risposto ai messaggi privati e tutto quanto. Io ringrazio tantissimo e mando un bacione a lui e saluto tutti quanti i suoi follower e quelli che probabilmente magari gli porterò anch'io. Un bacione a tutti, ciao! Ma grazie a te, Cam, davvero, sei stato fantastico, mi hai proposto questa collaborazione su un film che io poi adoro veramente tantissimo, e è stato esemplare, veramente una persona fantastica. Poi tu sai quanto ti stimo, perché sei un genio, a mio avviso sei veramente un genio, e quindi che dire, spero che i ragazzi, chi ci segue, sia soddisfatto di questo prodotto, anche perché è stato fatto con la voglia e con la cura di regalarvi qualche nozione su un film che veramente, a mio avviso, ha lasciato un segno nella storia dell'horror. Quindi, che dire? Ragazzi,
sintonizzatevi perché la prossima volta ci sarà un film fantastico, interessante ovviamente, e in più c'è una novità. Un nuovo canale, appunto, insieme a Pio3D abbiamo aperto Vita da Geek, un palinsesto generico sul mondo nerd e geek, inerente al mondo videogiochi e non solo. Quindi, qui sotto troverete il link e iscrivetevi, vi aspetto numerosi. Non mi resta di dirvi, ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao!